Ramananda, posso fare io delle domande molto Bene. Bene. generiche, chiaramente. Sto leggendo un libro, seguendo l'Avatar Dorato, sono un po' alle prime armi. Desideravo chiedere qualcosa su quello che ho letto, intanto sui Panchatattva, su significato proprio del Panchatattva. Poi l'altra volta Gurudev parlava della potenza di piacere, capire un po' meglio questo principio. Chi è che Quindi traduce lì? Togliere Rosalina, Addirittura, Jai. senti, Kasturi, quindi tu hai chiesto, vuoi sapere un po' di più sul Panchatattva? Sì, comprenderne un po' il significato, una spiegazione Grazie. Want to know from you the explanation of Panchatattva. What you see in Panchatattva, two are praying. Prima vedi, se tu guardi il Panchatattva, ci sono due che pregano. Right? Giusto? Advaita Acharya is Mahavishnu. Advaita Acharya è Mahavishnu. What is the meaning of Mahavishnu? Qual è il significato di Mahavishnu? Say, what is the meaning of Mahavishnu, Maharaj? Ok. Radhacharan, can you explain the meaning of Mahavishnu? Gurudev is asking. Radhe, Radhe, Shukadev. I don't understand your question, but Maha means great Vishnu. Mahavishnu is the source of all universe. He is between material and spiritual world. So this is Shiva and Vishnu. Become Mahavishnu. So quindi Shiva e Vishnu insieme sono Mahavishnu, Advaita Acharya. This material world is controlled by Shiva. Questo mondo materiale è controllato da Shiva. This material world. Questo mondo materiale. And who help us to know the spiritual world is the Vishnu. E chi ci aiuta per conoscere al riguardo del mondo spirituale è Vishnu. So when they become combined is Mahavishnu. Quando si combinano insieme diventano Mahavishnu. So first Mahavishnu come here. Prima arriva qui Mahavishnu. And he prays to come to Gauranga. E lui prega a Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, di venire. Why? Because this Kali Yuga time. Perché il There is no way many sinners are happening. Perché in quest'epoca di Kali Yuga tanti peccati stanno accadendo. They do sin and they not understand. Fanno peccati e non capiscono. So how to remove the sin only by killing or what? Quindi come fare a rimuovere questi peccati? Soltanto uccidendoli? So he pray to Radha and Krishna. You have to appear. Quindi lui prega Radha e Krishna e gli dice voi dovete apparire. You are the supreme. Voi siete il supremo. Dovete venire. And help with the love. E aiutare con l'amore. That is Mahavishnu. Questo è Mahavishnu. And Narada is what? E Narada è Srivas. Right? Giusto? Maharaj? Radhacharan? Giusto? Right? You know the, from you. He is Narada. In the Gayatri mantra is Narada. Yes. Nel Gayatri mantra è Narada. Why you say Srivas? It is written in the
Gayatri Mantras, Mahavishnu, about Mahavishnu and about the Narada. È scritto anche, è recitato nel Gayatri riguardo di Mahavishnu e riguardo di Narada. So what Narada is doing? Cosa sta facendo Narada? Narayan, Narayan, Narayan. Lui canta Narayan, Narayan, Narayan. He never chant about the Krishna. He'll listen anytime. Lui non canta mai a riguardo di Krishna. Sempre e solo Narayan, Narayan, Narayan. So now they realize because of the they both appear in the form of Mahaprabhu. Perché tutti e due, Radha e Krishna, sono apparsi nella forma di Mahaprabhu. Then he realized. Allora Narada Supreme Lord ha realizzato. Without an energy of Lord, I cannot understand Lord. Che senza l'energia di Dio non posso capire Dio. If I want to know Krishna only without her energy, I cannot understand Krishna. Se voglio capire Krishna senza la sua energia, allora non è possibile capire Krishna. In Bhagavad Gita, Prabhupada 10:15. Nella Bhagavad Gita 10:15, Prabhupada dice: Krishna, Arjuna say, O Lord, if somebody wants to know you, you also understand by your energy. Internal. Internal energy. Anche nel, qui Arjuna dice, O Krishna, anche tu stesso non puoi capirti se non grazie alla tua energia interna. So now they understand because Radha and Krishna both in Mahaprabhu. Ed adesso hanno capito che Radha e Krishna sono tutti e due nella forma di Mahaprabhu. Who want to know Krishna alone, they will never understand. Chi vuole comprendere Krishna da solo, senza Radha, non possono mai comprenderlo. So Radha Krishna appear in the form of Chaitanya. Quindi Radha e Krishna appaiono nella forma di Chaitanya. And then you see more power is what is this? Chaitanya, the mood of Radhika. E poi vedete, in Chaitanya c'è il sentimento di Radharani. Krishna took the mood of Radhika. Krishna ha preso il sentimento di Radharani. And cover with Radhika's body. E è coperto, ricoperto dal corpo di Radharani. Take the two bread. È come se prendi due fette di pane. Due. The mood of Radhika, one is covering with Radhika. Uno è il sentimento di Radhika e l'altro è la copertura di Radhika. And in between you put the butter. E al centro metti il burro. Then you put it. That is Chaitanya. Questa è Chaitanya. Il burro al centro è Krishna. E la copertura e il sentimento interno è Radharani. I want to know the butter. Se voglio Krishna, but I don't want to see the covering. You cannot understand Chaitanya. Se tu vuoi andare al burro, però non vuoi passare attraverso la copertura, allora non puoi mai conoscere Krishna. Prima devi vedere fuori, da fuori. Then you understand. Allora puoi capire. I want to see. Here? Yeah. I don't know. Color open here. That. Yeah. So this is Chaitanya. Questo è Chaitanya. Si sente? Sì, ti sento, però Cascuri non ha acceso il microfono, per cui non abbiamo sentito cosa ha detto. Sì, ho detto che si sente. Sì, sì. Okay. So, this is the position. We want to know butter, but we not want to see the covering.
what is covering on that butter. Questa è la condizione, vogliamo sapere a riguardo del burro, ma non vogliamo, non siamo interessati alla copertura. Come arrivare al burro? My vision is not clear. La visione non è chiara. Right? The moment you purify the bread, you will know the butter while it goes in your mouth. Nel momento in cui glorifichi il pane, e allora capirai anche del burro quando raggiungerà la tua bocca. Semplice. And you ignore the pan bread, you will not know the butter is also there. E se tu ignori il pane, e quindi non saprai neanche del burro, perché è lì all'interno. And is also there is honey. Also, you will not know. E anche se c'è del miele, non lo saprai. Inside is Philadelphia. Se dentro c'è la Filadelfia. How you will know this? Come saprai questo? We want to know the only butter, but I cannot see that. Voglio and sapere. I cannot relate that. Voglio sapere solo al riguardo del burro, ma non puoi comprenderlo e non ti puoi relazionare con il burro. So better to see the bread covering and the more than it will know. Quindi è meglio vedere la copertura e il sentimento e allora poi capirai tutto. Who is Nitai? E chi è Nityananda? Nitai? Balaram. Balaram. Brother of Krishna. Il fratello di Krishna. Right or not? Giusto? And they say guru also. E dicono anche che è il guru. So one is a brother. Quindi è il fratello. One is a guru. È il guru. And guru has to be in bodily consciousness. E il guru è nella coscienza del corpo. Nella... If he has nobody, how he will teach me? Se non ha un corpo, come fa ad insegnarmi? And third, what we don't know. E il terzo, quello che non sappiamo. That he is Anang Manjari. Che lui è Ananga Manjari. So we know the very half. Quindi sappiamo soltanto la metà. He is the brother of Krishna. È il fratello di Krishna. And sister of Radhika. E la sorella di Radharani. And in the body he is like a group. E nel corpo è Avaduta. One minute he says something, next minute he changes the word. Dice una cosa e il minuto dopo cambia parole. Three nature in one person, what say is a pagal. Tre nature in una persona, come lo chiami? Pazzo. And this pagal means avadut. E questa parola pazzo, pagal, significa avaduta. What he is working for his brother, what he is working for the sister. In one, three powers are moving. In uno si muovono tre potenze, il fratello, la sorella e lui. Sometimes he start talking about Krishna. Qualche volta comincia a parlare di Krishna. And he said, he is the goal. E dice che è l'obiettivo. When we sign it, that goal is okay, I believe it. Quando firmiamo, ok, ci credo, questo è il mio obiettivo. Then this avadhut say no, questo, this is not a real goal. Lui come avaduta ti dice no, no, non è questo l'obiettivo. More higher goals are there. A livelli, obiettivi più alti sono lì, un obiettivo più alto è lì. But it's slow and steady you will reach. Ma soltanto lentamente e fermamente lo raggiungerai. You said that Krishna is the goal, I agree with this. Come tu dici che Krishna è l'obiettivo e io sono d'accordo con questo.
But you say now more higher goal is there. E adesso mi dici che c'è un obiettivo ancora più alto. Qual è il significato? Bagel can say, Abdul can say this, that higher goal is more there. Solo un matto, una vaduta può dire così, che c'è un obiettivo ancora più alto. The higher goal, why not say you? Why you say lower goal to me? E allora perché non me lo dici? Perché mi dici soltanto l'obiettivo inferiore? Because without this doing the dance you cannot go to the college. Perché senza fare le superiori non puoi andare all'università. Without dance doing, how you can reach to the college? You have to pass the 12th or 10th, what is there? Devi passare prima gli esami. And what is the schooling? E qual è la scuola, cosa insegna? Prabhupada say in page 4. Prabhupada lo dice nella pagina 4 dell'introduzione della Bhagavad Gita. First you have to know that you are soul. Prima devi sapere che sei un'anima. And develop relation with the soul. E sviluppare una relazione con l'anima. What we develop relation with my body. Invece noi cosa facciamo? Sviluppiamo una relazione con il corpo. Where we are living in the body. Viviamo dove? Nel corpo. So we do the body devotion. E quindi cosa facciamo? Una devozione corporale. Krishna devotion is not a body devotion. La devozione di Krishna non è una devozione fatta basata sul corpo. Krishna relation is not a body relation. La relazione con Krishna non è una relazione con il corpo. He is a super soul. Lui è la superanima. Super soul means? Cosa significa superanima? Super soul only can reach by soul. La superanima può essere raggiunta soltanto dall'anima. So we practice by the body. Quindi noi pratichiamo con il corpo la devozione. It was religion. E questa è religione. We are trying to improve myself to be behavior good. Stiamo cercando di migliorare noi stessi per comportarci bene. We don't know that we are jiva. Noi non sappiamo che siamo anime. Bhagavad Gita is mentioned sarva dharmana paritya. Nella Bhagavad Gita è detto sarva dharman paritya. Are leave your nemetic dharma, anitta dharma. Lascia il tuo dharma. What is nemetic dharma? Bodily dharma. Qual è questo nemic dharma? È il dharma basato sul corpo. Leave your anitta dharma. What is useless thinking? Anitta dharma sono cose che non sono utili. Meaningful. Che non hanno significato. So what to do? Quindi cosa fare? Jaiva dharma. Jaiva dharma. What is Jaiva dharma? Cos'è Jaiva dharma? Sarva dharmana pattaye. All the religious activities, leave it. Lascia tutte le forme religiose. Mam ekam. Krishna say, come. Krishna dice, mam ekam. With my relations. Con la relazione a me. Then you will understand my A1. Dopo capirete questo me che è il mio uno. When you will reach to the soul, then you will know my one. Quando arriverai, raggiungerai la coscienza dell'anima, e allora capirai del mio uno. What is my one of Krishna? Chi è il mio
numero uno di Krishna. That is the ultimate goal. E questo è il goal supremo, l'obiettivo supremo. Develop the relation. Sviluppa la relazione. And devotion. E devozione. With the soul consciousness. Con la coscienza dell'anima. Then you will know ultimate goal. E allora poi saprai dell'obiettivo supremo. Now you are qualified to go in your spiritual body and the form, divine body, and go to the service of my energy. Allora poi sarete qualificati per andare nella forma dell'anima e servire Radhika. She is the teacher of devotion. Lei è l'insegnante della devozione. And his dasis can also know something. E anche le sue servitrici possono sapere qualcosa a riguardo. Dasi? Chi è servitrice? Who want to serve only to the energy of Krishna. Chi vuole servire soltanto l'energia di Krishna. Because she need to learn devotion. Perché ha bisogno di conoscere, imparare la devozione. That Krishna life. Questo piace a Krishna. Krishna is worried. Krishna è preoccupato. Because he cannot openly share this because it was parakiya bhava. Perché non può apertamente condividere questo perché parakiya bhava. And he cannot openly say about Radhika. E non può apertamente parlare a riguardo di Radhika. And when he appeared in the Chaitanya, e quando è apparso nella forma di Chaitanya, he is only crying for Krishna. Sta soltanto sempre piangendo per Krishna. I ask you, vi chiedo a voi, Krishna will cry for Krishna? Krishna piangerebbe per Krishna? And her lover can cry for Krishna. O la sua amante piange per Krishna. Still we are thinking that Chaitanya is Krishna. Ancora we don't want to know that Radhika, she is Radhika and she is crying for the Krishna. Ancora vogliamo credere che Goranga è Krishna che piange per Krishna. Dice non vogliamo capire che invece è Radharani che sta piangendo per Krishna. Lover can cry, but God even not can cry for himself. L'amante può piangere, ma Dio non può piangere per se stesso. We don't want to understand. Surprising, sono sorpreso. My traveling, I stop traveling because che non si voglia capire. Non viaggio più perché non potevo comprendere questo. If you will not understand this, how I will understand Chaitanya? Se non comprendete questo, come fate a capire Chaitanya? And if you not understand Chaitanya, what I am following the line of Chaitanya? E se non capite Chaitanya in questo modo, come fate a dire che siete seguaci di Chaitanya? We not a follower of Chaitanya line. Non siamo seguaci di Chaitanya se non capiamo questo. Then how we will understand that he come to give us something special this time? Allora come facciamo a comprendere che lui questa volta è venuto per darci qualcosa di veramente speciale? One day, Jayananda Maharaj said me. Un giorno Jayananda Maharaj mi ha detto. I never understand that. He said this. Yeah. Lui ha detto non avevo mai capito questo. Because my Sanskrit is not good. Perché il mio sanscrito non è buono. And his Sanskrit is very good. E invece vi dico che il suo sanscrito è molto buono. Lui è un pandit, un erudito.
He come to give his special. Lui dice che è venuto a dare qualcosa di speciale. Unnat Ujjal Rasa. Unnat Ujjal Rasa. What is I think? What I know the Unnat. Dice che cosa vuol dire? I know Unnat. But we don't know Ujjal Rasa. Ma non sappiamo riguardo di Ujjal Rasa. Ujjal Rasa was there. You see, many sampradayas are working. Nimmarga sampradaya. Ujjwala Rasa era già lì, vedete, nella Nimbarka sampradaya, nella Ridas sampradaya. And Radhavallabha sampradaya. E nella Radhavallabha sampradaya. They are Ujjwala Rasa. Loro sono in Ujjwala Rasa. But Mahaprabhu bring more higher thing. Unnat. He improve it something. That is Unnat Ujjwal Rasa. Ma Mahaprabhu ha portato ha dato un qualcosa in più, l'Unnat Ujjwal Rasa. What is Unnat? Cos'è Unnat? To develop your is in a mood of highest mood of devotion practice. Per sviluppare la devozione, praticare la devozione nel sentimento più elevato. That is the Radha Dasima. E questo è il sentimento delle servitrici di Radharani. Before was Krishna. Prima era Krishna. Service. Il servizio a Krishna. Ujjwala Rasa was all Krishna devotees. Gopis are Krishna devotion. Ujjwala Rasa che cos'è? È il servizio a Krishna. Anche le gopi servono Krishna. Sakis are for the Krishna. Anche le sakhi sono per Krishna. But Mahaprabhu bring only devotion for the Radha. Ma Mahaprabhu ha portato la devozione soltanto per Radha. One point. Serious. Seriamente un obiettivo. L'unico obiettivo. Jainanda Maharaj is also. Yeah. My God. Sorry, I am glorifying you, Jainanda Maharaj. Sorry. I know, see you. That is my So, what? I'm now Jainanda Maharaj will explain you if you want to know better tattva. Se volete sapere un tattva, una verità meglio raccontata, adesso ve la dirà Jayananda Maharaj. But there is Pancha Tattva to explain. Però, he will explain the importance, details of this Mahaprabhu. If we don't understand the Mahaprabhu, se non comprendiamo Mahaprabhu, we don't understand anything in the spiritual. Non comprendiamo niente nella vita spirituale. We are so fortunate that we took the birth in the time of Mahaprabhu appear. Siamo così fortunati che abbiamo preso corpo, nascita in questo corpo nell'epoca in cui è apparso Chaitanya Mahaprabhu. One time Mahaprabhu Jagai Madhai Nityananda went to teach Mahamantra to Jagai Madhai, they throw the stone on the head. Una volta quando Nityananda era andato da Jagai Madhai per spiegargli riguardo del Mahamantra, loro hanno cominciato a tirargli le pietre. Mahaprabhu listen, he come, he called Chakra, Chakra. Mahaprabhu cosa ha fatto? Ha chiamato il Chakra? Nityananda said, Prabhu, you come for this time. E Nityananda gli ha detto, killing, you are the Lord. You are Lord also and love also. You come only to give love. E Nityananda gli ha detto, no, fermo, non fare così, tu sei venuto per dare amore. Why you calling Chakra? Perché stai chiamando il Chakra? We all are sinners. Siamo tutti peccatori. You will kill us? Ci ucciderai? No, you come to change my life. No, tu sei venuto per cambiare la mia vita con il tuo amore. Because you are inside the bread. Perché you tu, don't go out from this bread. Perché tu sei dentro il pane, non vai fuori da questo pane. You cannot do this. Non puoi fare questo.
and he has to call back the chakra. E quindi ha dovuto richiamare indietro il chakra. So what it means? Cosa significa? Only the Radha power, Prem Shakti was floating that time at the time of Mahaprabhu. Che all'epoca di Mahaprabhu soltanto l'energia d'amore di Radharani fluttuava. Gyani, Karmi, Yogi, all become Bhakta. Tutti yogi, 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 gyani, gyani, karmi, all become Bhakta. Sono tutti diventati Bhakta. This is the mercy of Chaitanya. Questa è la misericordia di Chaitanya. He never see the sinner, only by the love he changing everything. Non ha mai guardato ai peccatori, al peccato, soltanto con l'amore li ha cambiati. He give only one thing. Lui ha dato solo una cosa. Even the Krishna become, take the mood of Radhika, what is meaning? Anche Krishna ha preso il sentimento di Radharani, cosa significa? That he become. He accept the guru to Radhika. Significa che ha accettato Radhika come guru. Many places you listen that Krishna is the dancing, how Radha said to dance. Lo sentite in molti versi detto che Krishna danza come Radhika vuole che lui danzi. È Radha che insegna a lui a danzare. This is Nithai. Nityananda Shakti. Questa è l'energia di Nityananda. He talk about Krishna, bring to Radha. Parla di Krishna e ti porta a Radharani. And say to become dasi of. E ti dice di diventare servitrice di Radhika. See, if you don't believe, Prabhupada is a Krishna devotee. Se voi non ci credete, Prabhupada è devoto di Krishna, servitore di Krishna, e poi vedete la Bhagavad Gita all'ultima verso. What is that last line? Cosa dice nell'ultima linea? No, really, I remember. You cannot be a normal. You cannot be a normal. Dice, Prabhupada dice, non puoi essere normale. You cannot be a normal. Non può essere normale. Because we are abnormal or what? Perché siamo abnormali. Yes, abnormal. Sì, non siamo normali. If you have to be normal, take the shelter of pleasure giving. Se vuoi essere normale, devi prendere rifugio nel piacere, nella potenza di piacere. If you not want to be normal, don't do this. Se invece non vuoi essere normale, allora non lo fare. I want to be normal, take the shelter of pleasure giving potency. After 30 years, understand this. Dopo 30 anni cercate di capire questo. Se volete essere normali, dovete prendere rifugio nella potenza di piacere. Why he say Krishna is the goal? Perché lui dice che Krishna è l'obiettivo nel capitolo 10. If you sign Krishna, e dopo se accetti che Krishna è l'obiettivo, then what? Slowly but steady. You will reach the ultimate goal. Ultimate goal. Quindi, se accetti che Krishna è l'obiettivo, piano piano e fermamente raggiungerai l'obiettivo supremo. Perché dice questo? Why not say first? Because you want to improve our consciousness. Perché non lo dice prima? Perché vuole migliorare la nostra coscienza. But after listening, we are not listening. Ma dopo che abbiamo sentito questo,
è come se non l'abbiamo ascoltato. Because we are not drinking. Perché non stiamo bevendo. It not goes to my heart. Non va al cuore. These are, I say you the point. Vi dico i punti chiave. It's right in the page for devotional practice. È scritto in pagina 4 la pratica devozionale. What is devotion? Qual è la pratica devozionale? In that place it is write it. Develop your sarup. Lui gli dice in questa pagina 4 sviluppa la tua svarupa e svarupa siddhi. What is svarupa? Che cos'è la svarupa? Why he likes write in page 4 introduction svarupa and svarupa siddhi? Perché lo scrive nell'introduzione nella pagina 4 a riguardo della svarupa e svarupa siddhi? È l'obiettivo? Why not we practice? Perché non pratichiamo? Because we don't want to leave bodily consciousness. Perché non vogliamo lasciare la coscienza del corpo. So now I explain about Nityananda Tattva. Adesso vi ho spiegato riguardo della verità di Nityananda. And I explain you Prabhupada also, you see. How he's talking Krishna bringing to Radhika. Vedete anche Prabhupada parla di Krishna e vi porta a Radha. Only mad person can do, Avadhut can do. Soltanto persone pazze possono farlo o Avadhut. Avadhut means refined mad person. Refined? Refinedly what? Mad person. Yeah, Avadhut in parole belle, come dire, in parole belle un matto. In the word mad, not say Avadhut. Yeah, quando invece di dire matto, pazzo, è un modo carino di dirlo, dici Avadhut. The meaning is the same. Però il significato è lo stesso. Parla. Matto. A second. And one thing more. E un'altra cosa ancora. What is Gadadhar? E poi chi è Gadadhar? Asking to you. Ve lo chiedo a voi. Chi è Gadadhar? Radha Shakti. Radha Chavaran ha detto Radha Shakti. What is Radha Shakti? Cos'è Radha Shakti? More powerful than Krishna. È più potente di Krishna. Maybe all God bring one place. Forse tutti Dio portano ad un posto. All religion. Tutte God le religioni. In one hall, invite to everyone. Invitano tutti in una grande stanza. You will see the 50% is at this no one to come to see him. E vedrete il 50% ateisti non lo vogliono vedere. But show me one person. Ma fatemi vedere una persona. That who has no love in the life. Che non ha amore. No love, respect that love, material, spiritual. Che non abbia amore. Man, per, running for the love. Anche che sia materiale, che non corre dietro l'amore nel mondo Hare materiale. Krishna leave the Goloka and come to Vrindavan. Why? Krishna perché lascia Goloka e viene a Vrindavana soltanto per amore? Only to become baby of Yashodama. Soltanto per diventare il bambino di Yashodama, per ricevere l'amore della mamma. Receive the love of the friends. Per ricevere l'amore degli amici.
He was testing Sakyala. Stava provando l'amore in amicizia. Sakya? Coniugale. Adesso Sakya. Sakya bhav means the in the Goloka also Sakya bhav. Dice a Goloka anche c'è il Sakya bhava. They are married couple. Sono, Radha and Krishna. Sono sposati Radha e Krishna. Now Krishna wants to be sure and difficult situation create to meeting with his lover. Ma Krishna vuole provare e crea situazioni difficili per questi incontri con Radhika. Vuole provare and questo. He has to come down for this love to test it. E quindi deve venire giù per gustare questo questi but sentimenti. God cannot explain about this love. He says, I'm a foreigner. Però Dio non può spiegare questi sentimenti, dice sono come un straniero, strano. Yes, I went to the, Italy and I say I'm a foreigner to understand that. È come se io vado in Italia e sono un straniero per capire la lingua. So he say I'm a foreigner to understand your love, Radhika. E così anche lui non può capire l'amore di Radhika. Mahaprabhu come to give because Krishna cannot explain. Mahaprabhu viene per dare questo perché Krishna non lo può spiegare apertamente. That is the mercy of Krishna. Questa è la misericordia di Chaitanya. And this shakti, Radha shakti, come in the form of the love. E questa potenza di Radha viene nella forma dell'amore. There is no atheist here for the love. Non c'è ateismo per nessun ateista a riguardo dell'amore. Are if you have an animal, you love to animals, they will also give you love. Se hai un animale anche gli dai amore e lui ti dà il cambio amore. And you can feed more to him. E puoi dargli di fede. And second thing, you have a plant in home. If you care and put the watering and take out the weeds, it will grow more. E anche se avete una pianta a casa e vi prendete cura, gli date amore, gli date acqua, levate le erbacce, crescerà più e più. Even the plant knows about love. Anche le piante sanno a riguardo dell'amore. Your nature knows about love. La tua natura sa a riguardo dell'amore. So whose empire is bigger? Quindi qual è l'impero più grande? Chi ha? That's the point. So that mercy, it opened to us by the mercy of Ananga Manjari. E questa misericordia che ci apre a questo, questa misericordia è data da Ananga Manjari. Avadhut and Balram who become combined in one place, that is Nitya. Avadhut e Balaram che si combinano in una persona, questa è Nityananda. And this Shakti is Radha Shakti, is the Prema Shakti. E Radha Shakti, questa potenza, Radha Shakti è la potenza d'amore. So it's not good to do, because this line is a line of madness. Dice, non è buono da seguire perché è una linea di matti, non praticare. It's better to be with Krishna, you no need to be unbalanced. And you can live nicely your material and spiritual all life, but not become unbalanced. Rimanete devoti a Krishna, così che siete più bilanciati, potete essere un po' di materiale, un po' di spirituale. Mahaprabhu and Ananga Manjari. You are good, good mind.
nice. This is a special thing he bring to give us. Ci ha portato qualcosa di veramente speciale. If I know understand, who will understand after that? Nothing. Se non capiamo adesso, come facciamo a capirlo quando lo capiremo? Impossibile. This is Panchatattva. Questo è il Panchatattva. Grazie, Giulia. Grazie. Grazie. Radhe Radhe Gurudev Dandavat. Posso fare una domanda? One question? Yeah. Raza? Sì, scusa, mi sono ingoiato un nocciolo di pesca, mi è cambiata la voce, vai. Gurudev una volta mi ha detto che Vrindavana non esiste, Maya, non può entrare. Se mi può spiegare di più. One time I heard one class, you were saying that in Vrindavan Maya cannot enter. If you could say something. È sotto l'influenza di Yoga Maya. Because Vrindavan is only under the influence of Yoga Maya, not Mahamaya. Right. Giusto. Beh, l'ha detto lui, giusto. So you say so, right. No, there are two Vrindavan. Ci sono due Vrindavana. One is a bomb Vrindavan. Una è bomb Vrindavan. I talk about Divya Vrindavan. Mentre io mi riferivo alla Divya Vrindavan. Bomb è quella manifestata qui sulla Terra e Divya è quella non manifestata. Bomb Vrindavan. Because when we are living in the bodily consciousness, we can only see the bomb. Quando noi viviamo soltanto nella coscienza del corpo, possiamo vedere soltanto bomb Vrindavan. And sometimes we not land in bomb Vrindavan. Però delle volte non atterriamo persino nella bomb Vrindavan. Veniamo qua con il corpo, ma in realtà non ci siamo. When we land in Vrindavan, my body is here. Quando noi prendiamo l'aereo, atterriamo e veniamo a Vrindavan, il mio corpo è qua. But still I'm in Italy or in Japan. Mentre quello, la mia mente, quello che ho dentro, in realtà si trova ancora in Italia, in Giappone o... Ale, Vrindavan! Ale, so garbage here. You're full of garbage, road is full of garbage. Qui a Vrindavan, vedete, le strade sono piene di immondizia. Ale... You can start comparison with your country, miss. You are there. E quindi quello che facciamo è che paragoniamo le strade come vengono mantenute con le strade della nostra nazione. Questo significa che noi ancora siamo con la mente nella nostra nazione. You import, make the value of importance of the Italy and Japan, and you see that way to Vrindavan, right? Quindi mettiamo il valore dell'Italia oppure del Giappone, lo portiamo qui con noi e ci paragoniamo poi Vrindavana. Are Vrindavan is this all the garbage can accept it. Vrindavana è un luogo capace di raccogliere tutta quanta l'immondizia. This garbage is our garbage we come and throw it. Perché tutta quell'immondizia che c'è in realtà è la nostra immondizia che abbiamo dentro, che veniamo qua e cerchiamo di buttarla fuori. This is not a garbage of Vrindavan. Questa spazzatura che vediamo in realtà non appartiene a Vrindavana. Right, check this. Giusto oppure no? This is the bomb Vrindavan condition. Questa è la condizione della bomb Vrindavan, della Vrindavana manifesta. We create the garbage, throw the garbage, and we blame the Vrindavan. Noi veniamo qua, ci portiamo tutta la spazzatura dietro, la creiamo ancora di più, poi la buttiamo fuori e incolpiamo Vrindavana che è sporca. And we want to, when we see that I have a garbage,
sure, I will throw it without garbage. Quando io mi rendo conto che sono pieno di spazzatura, la voglio buttare via, perché ovviamente la spazzatura uno la vuole buttare. And when I have no garbage, I become free. Mentre quando non ce l'ho, divento libero. And then again clear the garbage, again throw the garbage. Però questa libertà magari dura un po', e poi ricreo la spazzatura, la ributto, poi la ricreo, la ributto. It's like a mother, she accepts. Vrindavan è come una madre che accetta tutta questa spazzatura che noi le diamo. You cannot do it in Italy. In Italia non si può fare. You cannot do it in Norway, you cannot do it in Japan. O in Norvegia, o in Giappone, in Italia. Ma no, quelli Roma nove in Italia sì. And we last Lila land in Vrindavan. After one week she is flying in the air and Siddhartha says, still you not landed here. Then she asked, yeah, Gurudev. I say, yes, he's still not landed. He's still in the plane. Or maybe in Italy. Or whole tour, season tour program. So this is happening. Now he's landing here. Slowly, slowly. This is our position. We living in Vrindavan, but mind is going to Italy. Allora, you don't land here. Quello che succede è che noi magari atterriamo a Vrindavan e la mente ci va in Italia. Significa che ancora non siamo atterrati. I see, when you are in Satyavrata here, only you think for Madhuri Rasa. Io ho visto che quando c'era qui Satyavrata era sempre a pensare a Madhuri Rasa. Madhuri Rasa, Madhuri Rasa, Madhuri Rasa. Where you are? Madhuri Rasa was in Italy, so your mind is there. Lui andava in giro, faceva Madhuri Rasa, Madhuri Rasa, diceva, ma dove stai Gurudev? Allora gli chiedeva, ma penso a Madhuri Rasa, allora Gurudev gli ha detto, quindi significa che la tua mente è lì. And when he comes to your front, then you come to Vrindavan. No, Vrindavan, Vrindavan, Madhuri Rasa is not good. Però quando poi stava con Madhuri Rasa diceva Vrindavan, 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 Madhuri Rasa. This is the thing. We not stay but where I am. Questo succede a tutti noi che non viviamo nel presente e non ci troviamo con tutto noi stessi lì dove ci troviamo fisicamente. Siamo land sempre da qualche parte. Land in Vrindavan, forget all. Però dobbiamo atterrare a Vrindavana dimenticandoci di tutto ciò che non c'è a Vrindavan. Live in the begging position, don't, and accept all mercy what is coming to you. Dobbiamo vivere con una coscienza da mendicante a Vrindavana così che possiamo ricevere tutta quanta la misericordia che ci abbiamo davanti. Then mercy will come, no? E allora la misericordia. No, 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 no. I don't like this. I don't like this. I don't like this. I don't know how mercy will come. Though there is no corner to enter mercy to us. Se però noi abbiamo un'attitudine a Vrindavana che diciamo questo non mi piace, quest'altro non mi piace, allora come fa la misericordia a entrare da noi? Non trova uno spiraglio per entrare, la blocchiamo. Are mercy can flow anyway. You don't know the mercy how it come to me. La misericordia può fluire in illimitate vie. Noi non possiamo sapere come possiamo ricevere la misericordia. Maybe one small grain can change my life. One word can change my life. One thing can change whole of my life. A Vrindavan anche un piccolo chicco di grano, come un chicco di riso, oppure una piccola parola che riceviamo può cambiare la nostra vita. Love a matter means 1 second, what you say? 1 second, not? Millisecond. Yes. Sabasiddhi, all perfection can come in Vrindavan. In un centesimo di secondo a Vrindavan uno può ricevere tutte quante le perfezioni e realizzazioni. Vrindavan is a deep Vrindavan divine. Vrindavan
where you are, it will become Vrindavan. Vrindavana è divya, è divina. Quindi se uno riceve le realizzazioni e lo realizza qua a Vrindavana, poi in qualsiasi luogo si trova, quel luogo diventa Vrindavana per lui. So when you come to the West, Gurudev then becomes Vrindavan. All but where the Rasik will go, this will be Vrindavan. Detto a Gurudev, come quando tu venivi in Occidente, ogni volta potevamo sperimentare che effettivamente stavamo a Vrindavan. The vibe will change the Vrindavan. Gurudev ha detto, in qualsiasi luogo va un Rasika Tadu, quel luogo diventa Vrindavan, le vibrazioni cambiano in quel luogo. Narayan Maharaj is traveling. Narayan Maharaj viaggiava. And where he goes, all the area becomes his disciple. E ovunque lui andava, tutte le persone che c'erano lì volevano diventare suoi discepoli per via dell'effetto di Vrindavan. Prabhupada traveled. Whole area, whole crazy people, hippie people, they all start following him. Possiamo vedere quanto Prabhupada ha viaggiato e di come tutte le persone più squalificate in qualche modo, hippie, qualsiasi tipo di persona è diventata poi sua seguace. Why? Perché? Perché? Una domanda. He traveled in the mood of Vrindavan, to give Vrindavan to that gesture. Perché lui ha viaggiato nel sentimento Radha Kunda, spegni il microfono, per favore. Gracias. Prabhupada ha viaggiato nel rifugio e nel sentimento di Vrindavan e lui ha voluto dare Vrindavan a tutte le persone che incontrava, il gusto di Vrindavan. Why Prabhupada say, come to Vrindavan? Perché Prabhupada diceva venite a Vrindavana. Why he said to the devotees, come to Vrindavan? Perché i devoti gli diceva in questo modo. And this is the only place. Perché questo è l'unico luogo. By reaching that and touching that, if you land there, you can go to enter in Bhambrindavan, and then Bhambrindavan will bring you to Tibet. Questo è il luogo manifestato chiamato Bhambrindavan, dove uno può raggiungere, ci può atterrare, toccare, sperimentare, e grazie a questa Bhambrindavan, poi uno può entrare nella Divya Vrindavan. I don't say my words, I say the words of Prabhupada, I say the words of Narayan Maharaj, I say the words of all Mahajans, questa who is really a realized person. Queste non sono mie parole, io sto soltanto ripetendo le parole di Prabhupada, Narayan Maharaj e tutti i grandi Mahajans, le grandi anime che sono realizzate. Oh. Are Sridhar Maharaj, Bhakti Siddhanta, Sridhar Maharaj, Bhakti Siddhanta, all the Mahajans, tutti quanti i Mahajans, i grandi sadhu, Anandas Babaji, Anandas Babaji, my Gurudev, il mio Gurudeva, all they are realized, sono tutti realizzati. How somebody can live up to 120 years without realization? Chi è che può vivere fino a 120 anni senza avere delle realizzazioni? Quindi senza aver cambiato, no, il suo. One Babaji will send to Prabhupada. Voi vedete che un Babaji invia il proprio discepolo da Prabhupada. Because I was fanatic. Questo è quello che il mio Gurudev ha fatto con me e io ero molto fanatico. My Gurudev. Vedevo soltanto il mio Gurudev, non vedevo altro. Bravo, my Gurudev said, you know,
Prabhupada, his name, he said, I know Prabhupada, I remember. The name? Bhakti. Abhaycharan. Abhaycharan. Who is not Prabhupada? He said to me, I said, yes, I listen, Maharaj, to my Gurudev. Yes, Gurudev, I listen. You go to see him? I said, no, why I will go? I'm with you. You are crazy. Are Nityanand himself appear as a him, Avacharan? He is not Avacharan. He is Nityanand appears in him. Nityanand himself appears in him. You will see his miracle. Go and take blessing from him. Il mio Gurudeva mi disse, hai mai sentito parlare di un devoto Abhaycharan che adesso è diventato Swami Prabhupada? E il Gurudeva, sì, sì, ho sentito. L'hai mai visto? No, non l'ho mai visto, perché ho soltanto te, quindi che mi frega di vedere altri sadhu. Fa, no, in realtà questa non è l'attitudine giusta, non hai capito niente. Nityananda stesso è apparso in Prabhupada. Prabhupada è una manifestazione di Nityananda, quindi devi andare da lui per incontrarlo. Are my interview is in the ISKCON books. Install, you can get it. Mula Prakriti book of ISKCON devotee, Prabhupada devotee. C'è un questo mio incontro con Prabhupada è quello che poi ci siamo detti, è anche raccolto in un libro che ha fatto una devota, dove ci sono tutte storie di grandi personalità che hanno incontrato Prabhupada, c'è anche la mia storia. Jayananda Maharaj also has book, right? Jayananda Maharaj? Anche Jayananda Maharaj ha questo libro. Yeah. Yes, yes, I have read also. I was very impressed to go there. So, you have to find it. It's also book is available. I think we have downstairs. We have? I think so, yeah. Red book, red color. I don't know. I want to keep in the library also. So this is a mercy I got. Quindi questa è la misericordia che ho ricevuto. I cannot say, but it was gift. È stato un grande dono che non posso spiegare a parole. Mercy, are you wrong? He became very angry to me. Una grande misericordia. Sapete che in quell'occasione lui diventò molto arrabbiato con me, Prabhupada. I said, your grandfather, I know very well, he's serving from his hand and you are so big man that, yeah, this book, yeah. You see, in this book, you can see this. Page 150. Yeah, yeah. C'è la Yasho del libro, pagina 150, Gurudev. So, and you're a keeping manager for doing that. Quindi lui si arrabbiò molto con me e mi disse, io conosco personalmente tuo nonno e lui con le sue mani svolgeva tutti i tipi di seva, mentre tu sei così grande, una personalità così grande che fai soltanto il manager, non fai le cose con le tue mani. In 74-5. Questo successe nel 74-75. He said, yeah, he is this son. You have to preach yourself, whole world. And you have to serve Radha. E lui mi disse, devi servire Radha Mohan e devi predicare in tutto il mondo. And he was surprised. Where I went, I got the special care in all the temple of ISKCON. Voi ne sarete sorpresi nell'ascoltare ciò, ma in qualunque luogo io sono andato, care. In tutto il mondo, nei templi ISKCON, si sono presi sempre moltissima cura di me. When I went to Boston in America, quando sono andato a Boston in America, they give me the same room where Prabhupada is staying. He said, go and stay there.
I want to you stay some days with us. Al tempio dell'ISKCON mi hanno detto: noi vogliamo che tu ti fermi qualche giorno qui con noi e vai a stare nella camera di Prabhupada dove lui stesso stava. Every place, so much love is all mercy of love. In qualsiasi posto mi hanno dato così tanto amore, questo è soltanto grazie alla misericordia di Prabhupada. I see the presence of Prabhupada in all his temples. E io ho potuto vedere che Prabhupada è presente in qualsiasi dei suoi templi. I went to Florence one time. Una volta sono andato a Firenze. Nobody knows me. E nessuno mi conosceva. The president came to me. E mi approcciò il presidente. He bring me nice prasadam and this that with all group. E mi offrì del buonissimo prasada insieme a tutti gli altri devoti. And he gave me one gift. E mi diede un regalo. One is red wine and what is white wine. White wine and red wine. He gave you bottles. Yes, bottles. E lui mi diede questo regalo, due bottiglie di vino, una di vino bianco e una di vino rosso. I was surprised, you said, what wine to me? I don't take wine. E ero sorpreso perché gli ho detto, ma perché mi deste bottiglie di vino? E io non bevo il vino, forse lui. Then he said, it's just, what did they say? Present. Present. Toscani. Toscani, without alcohol. Dice giusto così, è un regalo, ma in realtà è senza alcol. È un regalo così perché stiamo in Toscana, un regalo senza alcol. I was surprised first, but this, they love so much, you see. Io ero molto sorpreso, però comunque sia questo regalo, io ho sentito che era uno scambio d'amore, che mi amavano molto. And he bring me to one room, bathroom with the golden tap and this, that, to show me there, right? One place, so nice, I think to sleep there. He said, no, this is the bathroom. E poi hanno portato su un posto fantastico, un bagno, c'erano tutte manopole d'oro, bellissimo, e mi è venuto in mente di stare lì, di dormire lì, e invece gli metto, no, che dormi qui, questo è solo il bagno. So bellissimo. Tutta misericordia. How you see the things. Dipende da come vedi le cose. Yeah. Two bottles of wine. Thanks. Finish. In your time, 15 minutes. 15 minutes more. So that any question? Ci sono altre domande? Ramananda, forse? No, never asked. I'm so qualified that you cannot ask anything. Non mi chiedi mai niente, sono così squalificato che non mi chiedi mai niente. No, è che non hai bisogno di parlare, Gurudeva, per aiutarci. Basta che ti guardiamo. To help us, you don't need to talk. It's just enough that we see you and we receive help. Posso fare una domanda pratica, di vita sì. Pratica, insomma. One question about practical life. Allora, noi siamo in un percorso di Ekanti Bhakti, no? Nel quale dobbiamo essere assorti in un unico tipo di meditazione, in questo caso il Manjari Bhava. So we are in a path of Ekanti Bhakti, which means just one type of bhakti, or just one type of meditation, which in our case is Manjari Bhav. Why? Però,
Che dice? Vai, vai, continua. No, no. Però io parlo del mio caso personale, ma probabilmente ci sono altri devoti nella mia situazione. Mm-hmm. Traducigli questo intanto. And I ask this question, of course I refer to myself, it's my personal case, but maybe other devotees also, they are in the same position. Che praticamente ho relazioni di amicizia, anche di affetto con vari devoti che viaggiano, che predicano da tanti anni, no? E quando vengono in Italia noi li invitiamo sempre. And I have friendship and affection with the preachers also and devotees who travel since many years, and when they come to Italy we always invite them. Però loro chiaramente fanno un tipo diverso di perlomeno di predica, no? Parlano di tutto, da Prahlad Maharaj, Nirsingadeva, cioè, e questa cosa qui in effetti io mi rendo conto che è fuori, diciamo, dalla nostra linea di pratica, no? And at least their way of preaching on the outside, their preaching is about everything, many stories, also Prahlad Maharaj, Nrisimhadev, and I can understand that this type of preaching and then listening from our side is out of our usual Ekanti Bhakti type of meditation. Recentemente un caro amico Sannyasi qui ci ha raccontato, a casa di amici, ha raccontato un passatempo di Dwaraka, e il giorno dopo, praticamente di mattina, quando si è svegliato, è venuto da me, si è scusato, ha detto: scusa Ramananda, se ieri ho parlato di Dwaraka, però mi ha preso così. Perché lui conosce che noi facciamo un tipo più esclusivo di meditazione, no? And just recently one sannyasi came here, and in one class he has told a story, Lila, about Dwaraka Lila. And the next morning he approached me and he said, oh, sorry, Ramananda, I know that you try to practice exclusive path of bhakti, but somehow I felt this came in the class and I spoke that way about Dwaraka Lila. Cioè, vabbè, il punto che voglio fare io è che come se può dare un consiglio di come gestire, diciamo, queste situazioni, perché io personalmente come posso dire, cioè, voglio bene a queste persone, eccetera, però al tempo stesso mi rendo conto che fanno un tipo di predica differente, no? Se può dare qualche consiglio. I want to ask one advice, at least for myself, that I, as I said before, I have affection for these devotees and we like to invite them and everything. And but at the same time, I understand that if they do a different type of preaching, then somehow a little bit change the what we really want to meditate and practice. So how to handle this inside me, like how to manage. Perché le scritture dicono, no, per esempio, che una persona che sta nelle canti bhakti non dovrebbe ascoltare i passatempi di Dwaraka, nemmeno se sono raccontati da un puro devoto. Questo è un po' il punto, no? Because we see in scriptures that if someone is in a canti bhakti, in this case like Manjari Bhav, then he should not listen the Dwaraka Lila pastimes, even if they are told by a pure devotee. Insomma, ecco, come armonizzare un po' sta situazione. So how to harmonize. Thank you, Gurudev. Yeah. Amen. How to harmonize what this. What is the meaning of Ekanti Bhakti? Qual è il significato di Ekanti Bhakti? Private. Like a conjugal lover, when they meet privately. Come due amanti coniugali, quando si incontrano intimamente, sono in privato, lo fanno privatamente.
they lock the door and they meet. Chiudono la camera a chiave e si incontrano. That's Ekanti. Questo significa Ekanti. I would like a mother, my mama. My mama Yashoda Sanatani. O come ad esempio mia mamma Sanatani. All they come in. Tutti quanti vanno. You will never see her sitting and listening. Fanno la predica, le classi, ma lei non è che la vedete mai lì che sta seduta, ascolta. So me. She not listen to me, but about others? Anche a me, non attende quando sta qui, non è che attende le mie classi, non mi ascolta, quindi anche figuriamoci anche gli altri. Why? Perché? She listen e canti. Perché lei ascolta e canti. He say he, she know. What is the meaning of e canti? One point. Lei sa qual è il significato di Ekanti, che significa essere centrati in un unico punto. Like one chastisement, you always live with this one lover, one husband, and you not see it to other men. Come una moglie che è casta, vuole soltanto vedere, vivere con il suo marito, non ha occhi per altri. That's Ekanti. Questo significa Ekanti. But we relate with one naughty person. Però noi ci relazioniamo con un birichino. Unknowingly God, devotee, cheater, imbroglione, che sembra Dio ma è un imbroglione, donnaiolo, bugiardo. Organizer, cheater, liar, he goes inside, he never come out. This type of quality is one person I got the information. Donnaiolo, bugiardo, imbroglione, quindi io ho ricevuto. Ceridar non si sente più. Si è bloccata anche l'immagine. Problemi di connessione con Vrindavan. Sì, perché fermo anche l'immagine, non sull'audio. Radhe Mevi Jayananda Maharaj che nel pass. Radhe Radhe, so fate che andai do for you. You know very well the answer of Gurudev. So maybe you can. Ramananda, the answer, question. Yes. Maybe later on Gurudev may answer. My answer is Gurudev is coming. Jayananda Maharaj ki jai ho, ki jai, ki jai. Sweetness personified. Huh? So sweetness personified you are. So I think this is sometimes, you know, sometimes someone who is working company, sometimes we may ask same question. How can deal with a co-worker or a friend in material life also. Similarly, sometimes among the devotee, some devotee has different goals. Some devotee may have more strong desire to doing Vaidhi Bhakti, or maybe some person does not want to practice Manjari Baba. Or maybe, you know, like Vatsala Rasa, Sakya Rasa, etc. So I think
two way of dealing. It depends on the person. Like Gurudev is like a kind of for Gurudev's place, many different people is coming. Sometimes. Excuse me, Maharaj, there is no Italian translation. Ah, sorry. I'm sorry. No. So please. Shidar is not there, no? Ah, ecco, no, scusate, perché non ci eravamo accorti. Siamo usciti e rientrati e c'era il microfono spento. Ok, Jayanand Maharaj dice che ci possiamo trovare molto spesso con devoti di qualsiasi tipo, alcuni che non praticano il nostro stesso tipo di bhakti, a cui sono più attaccati alla vai di bhakti, e qui da Gurudeva vengono molti tipi diversi di persone, di devoti. So for Gurudev's place, many different kind of people. And Gurudev is always fixing one pointed as Manjari Baba and dealing according to their desires. That is one thing. Gurudev ha questa capacità che ovviamente rimane sempre fisso nel suo Manjari Bhav, nonostante qualsiasi persona viene qua che hanno altri anche sentimenti, e poi in accordo al loro desiderio lui cerca di indirizzarli anche se non sono nel Manjari Bhava. So Prabhupada explain if some lady like a marriage lady wife but still she has another boyfriend and how she deals just ordinary life, who does not suspect, and but she sincerely serving ordinary family and husband, but secretly she is meditating his real lover. Prabhupada fa questo esempio, dice come una donna sposata che ha famiglia, figli, però in realtà ha l'amante, e lei cerca di fare tutte le sue azioni, si prende responsabilità, i servizi per la famiglia, per il marito, per non creare sospetti e per portare avanti le sue responsabilità, però in realtà segretamente e interiormente lei pensa sempre al suo amante. No, but also same time it is say we have to do Sajati Sangha, same mood and the same goal. We should associate someone who is the same goal and the same mood. Ed è consigliato essere sempre nella Sajjati Sangha, ovvero nell'associazione con persone che hanno lo stesso tipo di sentimento e lo stesso obiettivo. So this is also according to time and circumstance and the devotees. We have to balance, we have to adjust. Questo ovviamente a seconda delle circostanze in cui ci troviamo, con i devoti con cui ci troviamo, potrebbe essere non sempre possibile, e quindi dobbiamo aggiustare la situazione in modo tale. So in my case I'm a little bit fortunate because I did not associate not as a devotees from as a kind of sampradaya, as a societies. Io sono fortunato perché non ho avuto molta associazione da altre sampradaya o altre parrocchie che hanno un mood differente dal mio. But sometimes some old my friend, someone who is practicing Vaidhi Bhakti, sometimes visit my house, my place. Però ho degli vecchi amici che si trovano in una posizione in cui praticano molta Vaidhi Bhakti, comunque sia sono miei amici e quindi mi vengono a trovare a casa. Just I am dealing according to I'm like a same as my friend. Io mi comporto in un modo tale che faccio sentire al mio amico che siamo sulla stessa barca.
But if there's some chance, I may talk little deeper thing. Otherwise, I just ordinary conversation. How are you? Se c'ho opportunità, magari cerco anche di parlare di cose un po' più profonde. Altrimenti facciamo soltanto conversazioni ordinarie. Come stai? Dove vai? So sometimes very senior devotee, very advanced devotee, sometimes we cannot say no, sometimes we have to deal these things. E quindi delle volte ci possiamo trovare davanti, no, anche a dei devoti che magari hanno un mood diverso, però sono molto avanzati, e quindi dobbiamo aggiustare nella circostanza. Also to serving Vaishnava is actually to please the Lord. E in realtà servire Vaishnava significa compiacere il Signore. Because if I see Gurudev is always serving the devotee, serving the guest whoever comes, whoever idea, which, you know, whatever idea he has or she has, Gurudev serving that devotee. E possiamo vedere che Gurudeva è sempre impegnato nel servire qualsiasi persona si trova di fronte, qualsiasi ospite, a prescindere da quello che c'hanno dentro. But also, but same time, we have to be very careful. We have to be one-pointed. We try to fix. We don't want to hear another subject. That's also another point. Però un'altra cosa è che comunque dobbiamo essere sempre molto attenti per non ascoltare troppo ciò che non ci riguarda a livello di sentimento di bhakti. So I think Gurudev could speak more nicely. Radhe, thank you very much. Radhe, so nice. We need Raso Vaisa. We need Rasika Sekhar. Noi abbiamo bisogno di Raso Vaisa, Rasik Sekhar. But there is a Rasa Sar. Sar means the reservoir of the Rasa. Però c'è il Rasa Sar. Prima. Sar significa il contenitore del rasa. And this sar is Radhakund. E questa sar è Radhakund. Bhaktisiddhanta say, all Mahajan say, this is rasa sar. Bhaktisiddhanta e tutti i grandi Mahajans hanno detto che questo è il rasa sar. Anandas Babaji. Anandas Babaji. All the Mahajans. Who is elevated, who is talking about Chaitanya, they say Radha Kund is a Rasa Sar. Tutte le grandi personalità che sono connesse a Chaitanya definiscono il Radha Kund essere il Rasa Sar, il contenitore del Rasa, il recipiente del Rasa. Why? Perché? Because how? When it increases, that's a Mahabhava. Perché il Bhav, quando raggiunge uno stadio molto alto, molto elevato, diventa Mahabhav. And Rasa, reservoir, it starts flowing. The feeling comes, Rasa starts flowing. So the water flowing from the Radha Kund, it goes in the Shyam. In quello stadio di Mahabhav, tutti questi sentimenti, Bhav significa sentimenti, cominciano a fluire ininterrottamente dal contenitore, dal magazzino del Rasa, che è Radha Kund, Radha, verso Sham, verso lo Sham, appunto. Why? Perché? Because that is Ananda. Perché questo è l'Ananda. What is meaning of Ananda?
Qual è il significato di Ananda? The soul is searching for this Ananda. L'anima è in ricerca di questo Ananda. When the feeling, my feeling will grow, and when I will see higher feeling, when it become higher feeling, to receive the rasa. Thus, feeling, higher feeling, and plus rasa is ananda. Quando i nostri sentimenti si incrementano sempre di più e raggiungono un'intensità molto elevata, allora questa si combina con il rasa e questa formula diventa ananda. And there is no feeling. Però dove non ci sono sentimenti, come questo contenitore di metallo, che è materiale, qui non ci sono sentimenti. Cosa potrà raggiungere questo barattolo? La spazzatura. Il giorno in cui si romperà, lo buttiamo nell'immondizia. Oppure anche prima che si rompa, magari non mi piace più e lo butto nella spazzatura. And this is happening without no feeling. Ed è questo quello che succede a ciò che non ha sentimento. No, you decide. You need feeling and you want to without feeling. Quindi dovete decidere voi adesso, volete praticare con i sentimenti o senza sentimenti? When you, I remember Maharaj said, Jayananda Maharaj, by the way. Adesso Jayananda Maharaj ha detto a riguardo della Vaidhi Bhakti. By the Bhakti means no feeling, I see you like a God. Vaidhi Bhakti significa che io vedo il Signore come nel suo aspetto di Dio. Imagine. E non ho sentimenti verso di Lui completamente amorevoli, ma ho più una relazione tipo Amazon, dove io ordino e devo ricevere quello che ordino. I order you, you supply me. Io ti ordino e tu mi devi spedire ciò che ordino, mi devi procurare ciò che ordino. If you not order my supply, I will change the company. Se tu non mi procuri ciò che io ordino, allora cambio azienda. There are many companies. Ci stanno tante aziende che fanno spedizioni. I will change it. Tante tipi diversi di divinità, e quindi ti cambio se non esaudisci ciò che voglio. Ask Mother Yashoda, he can change his son. Però chiedete a Madre Yashoda, lei è disposta a cambiare suo figlio? I give million, you can change your son. Però se gli dici ti do dei milioni, vuoi you will give your son. Sei pronta a cambiare o a dare via tuo figlio? 2 million. 2 milioni. 3 million. 3 milioni. Basta. No. Not more than that. No, you cannot do this. Non è possibile. Because there is a feeling of mother. Perché ci sono dei sentimenti materni che sono come un succo. Questo succo sarebbe the rasa. Feeling is the juice. Questi sentimenti sono il succo. That's a feeling, bhava. Questo succo può essere definito come sentimento, bhava. Mahabhava. Then we want to relate. I want to devote. Mother has to say that you have to weed. You have to cook for your baby. Mother has to say that you clean the napkin because he do the pee pee and kaka. You have, mother has to know. You do herself. È uno hidingly.
poi si deve dedicare. Una madre deve essere a conoscenza che deve cucinare costantemente, deve pulire la cacca, la pipì, e lo fa anche in modo segreto. He give the dirty baby to you. He clean, make the powder, more the perfume, and that's now you play with my baby. Se lei ha una persona vicino a cui gli vuole dare il figlio per farcelo giocare, non è che glielo dà tutto sporco. Why gli mette il borotalco, tutto profumatino, e poi glielo dai e dice adesso gioca. You feel my baby? I feel it. You also feel and give some love to my baby. Perché? Perché lei dice a questa persona, questo è il mio bambino, anche tu giocaci, anche tu prenditi cura e amalo. This is the Vatsalya. Questo this is the rasa. È il Vatsalya rasa. This is the ananda in mother. Questo è il rasa, l'ananda che è presente in una madre. Nobody can steal this ananda. E non c'è nessuno che può portare via questo ananda. Grazie. No, there is no time, 10 minutes extra. Adesso non ci abbiamo più tempo, siamo andati anche sforato di 10 minuti e Dina Dayal poi si arrabbia con me. Yeah.